Tim fa l'anta fa le spese, ha chiattato le mie amie e mi ha dite: «Sì, a po' interessati anche a te che robe chi. Io a voi all'università de ti accettat. Vuoi tu venire anche tu?» Cioè, io appena che sentuta di università, che per aulone lì mi è venuto come un ninin di... Così, sono tirato un ninin da ur, perché per me università, sì, per me sono robe grandes. Ma dopo hai pensato un po', che dite, ma sa va che alle mie età, a poesla anche io? Allora mi sono acchiappata di coraggio, ero un ninin che aveva un po' di paura, no? Perché io, mi chiattami davanti ai professori, figurassi, io che non ho mai avuto, non sono mai stata a scuola con i professori. E allora sono là, ero una brava professoressa, che non sa me tu, si dice per italiano, a proprio agio, si dice. Che tu per furlare mi si smentiate. A chi a si va a svu di imparare a chiacchierare bene l'italiano. Quindi, dopo qualche lezione, le professoresse non sa dite. Adesso per casa dovete farmi un tema libero, cioè libero, voleva dire, c'è cavolese, ecco, dopo hai capito. E il tema a lui ha intitolato Il risveglio di Mariute. Comincia così. Qualche giorno fa mi alzai dalla mia brandina e cominciai ad ambulare nel mio tinello, inciampando sul puff, che sarebbe scagnozza, ves, no? Ma subito mi risollevai e brancolando cercai le mie paperine, sarebbe ne sciavate, spocche sparchiase. Fortunatamente le trovai proprio sotto il chiffonier. Calè che il taulin calà un doi cassés che calzà così a lui cognos, sì, che lui anche io. Indossai cardigan e fusò, mi recai in bagno davanti allo specchio. Le felidi ovulari sulla mia cute livida e scarsamente pigmentata spiccavano tra le piccole smagliature. Mi domandai: che sia segno di una precoce senescenza? Si diventa più vecchio, spo, no? Poi mi recai in cucina e trovai molto disordine. La schiumaiola, sarei se schiacce il chiacesbuse, po'. Il ramaiolo erano con la teglia sarei le padiele, sulla pirofila, l'indiviariccia ancora da lavare, i lazzeruoli sparsi sul pavimento, sapesse che sono i lazzeruoli, no? Che specie di meluccio spiccio lì, insomma, due pal pavimento. Dappertutto tracce della festa della sera precedente. Sui vassoi era rimasto un po' di tutto, oltre alle tartine c'erano spumoni, che sarebbero le spumiglies, zuccotti, ricciarelli, diplomatici e maritozzi, specie di cioccolatini, che io conosco ben, no? La pulcinella era vuota. Mi ricordai che avevo trangugiato qualche bicchiere di vermentino. Si disse vermouth, sapesse, no? El vermouth. E poi mi ritrovai a letto. Il mio consorte era già in campagna a sarchiare il terreno negli interfilari di viti con la sarchiatrice. Saresti in sapin, sapesse ben, no? Osservando la martingala della sua giacca munita di alamari, di non confondersi con calamari, che era appesa vicino all'arcile antico ereditato dalla nonna, sapeva c'è calè l'arcile, che specie di panarie, può inclamare panarie anche se hai due cassessi in bande. Vicino all'arcile antico ereditata dalla nonna, mi ricordai che la sera prima gli avevo promesso di preparargli una buona pasta asciutta, ma non sapevo scegliere se tra sedani o tortiglioni. Poi mi decisi per i tortiglioni, che riposi momentaneamente in una rugatiera in attesa dell'ora di pranzo. Sistemai tutto in ordine, racconciai il mio chignon, poi, rimesso il suo solito posto lo gerbino, mi recai in giardino per rendermi conto della situazione. Nell'orto adiacente, poi,
cominciai a coltivare le mie spezie preferite, tra le quali lo zenzero e il coriandolo. A sapes, no? Che il coriandolo è una spezie, no? Il coriandolo che si tira a carnevale. Imparato anche quel, come? Spesso utilizzo i loro rizomi come eupeptici e aromatici per regolare il mio difficoltoso metabolismo. A digerire malpo, tra parentesi, come già capito. Sul suolo, vicino ad una zolla, trovai tra l'erba il pennato, quello più adunco, e la roncola, casaris le sesule, che riposi nella capanna antistante accanto al saracco e al gattuccio. E il saracco, a savesse caleno, a lei che se un calà di qua e di là dos maniglie, scalo usavin dagli anni 50 e partai a Lens. L'aria era tersa e ogni tanto un effluvio proveniva dai miei fiori preferiti, zinnie, giaggioli, dai colori variegati. Sapeste che sono le zinnie, no? Io ho imparato come partalian. Ah, sono i nastros. Io conosco come nastros. Un macaone quasi mi sfiorò il viso. Sapeste che è un macaone, no? Non è un macaco. Ah, è una farfalle che ha ries neres. Un macaone quasi mi sfiorò il viso, mentre fanelli e codibugnoli riempivano l'aria di melodie ornitologiche. Una cinciallegra e un fioracino litigavano per contendersi un ematoda. Ematoda, ale un viarpo, che cavedì in partiare, che si dice anche l'ombrico per italian. Allora, litigavano per contendersi un ematoda che cercava di infilarsi nell'humus. Un biacco scivolò sotto il piccolo anfratto sinuoso del suo umifero terreno. Mi soffermai accanto al mio maestoso leccio, tra le cui foglie coriacee occhieggiavano alcune ghiande allungate. Accanto si ergeva un ontano i cui fiori inamenti pendenti rendevano l'atmosfera più idilliaca. C'era anche un carpino bianco, una farnia ed un acero che mostrava le sue samere sferiche indeiscenti con pericarpo dotato di ali policrome e membranose. Mi recai in seguito presso lo stabbiolo e notai che la scrofa grufolava nel truogolo. Alle laipoli calva mangiar purcita, savesse, no? D'un tratto un refolo lambì i miei capelli fluenti, mentre una vaga sensazione statica si impossessava del mio animo rapito. Tutto appariva così surreale. Mi si avvicinarono il cirneco e lo schnauzer, a son doi chiang, spodirasse, che tengo nel mio giardino per farsi accarezzare. Poi rientra in casa per ultimare le faccende domestiche con uno stato d'animo diverso, ma cosciente della palingenesi interiore che generò in me un nuovo stupore per la vita. Cumoca l'hai tornata a lei un'altra volta? Mi par calere le fie dal vermut che mi ha fatto di che sdrobeschi.